Domenica 31 dicembre 2023, ultima domenica dell'anno, solare e soprattutto festa della Santa Famiglia. Buon ascolto, buona visione e buone feste. Nel rito romano, la prima domenica dopo Natale si festeggia la festa della Santa Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria. Questa tradizione nella Chiesa, che diventa anche un evento liturgico, è interessante perché è una domenica in cui il popolo di Dio è chiamato a riflettere sul valore della famiglia, sul valore sacro della famiglia, cioè sul valore elevato spiritualmente della famiglia. Certamente noi guardiamo una famiglia di Gesù come una famiglia ideale. In realtà le letture di oggi ci dicono che la famiglia di Gesù vivrà i problemi di tutte. Ma partiamo dalla prima lettura. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, dal capitolo 15, ed è il grande annuncio ad Abramo, il grande patriarca del popolo di Israele, che nonostante il fatto che sia vecchio, che anche sua moglie Sara sia vecchia, avranno un figlio. Infatti i due sono disperati perché in tanti anni non sono riusciti ad avere nessun figlio e ormai non è più tempo per loro di avere figli. Però sono molto ricchi, hanno bestiame, hanno tanti parenti intorno a loro, ma non un figlio. Ecco, allora appare questo angelo, questa parola di Dio viene rivelata ad Abram e dirà: tu avrai un figlio, questo figlio sarà il primo di una grande discendenza. È qui che parte il popolo di Israele. Ecco, questo ci dice una prima cosa sulla famiglia, che un figlio vuol dire discendenza, vuol dire calore, però allo stesso tempo Abram in questo brano viene inviato in missione fuori dal suo territorio, cioè fuori dalla zona in cui abitava, e gli viene chiesto di andare verso nord. In qualche modo allora la famiglia, il calore della famiglia che viene arricchito di un figlio, assume una tonalità particolare. Una famiglia è un qualcosa che si mette in viaggio. E la vicenda di Abramo e poi di Isacco suo figlio e di Giacobbe, il figlio di Isacco, sarà un'itineranza continua, proprio seguendo i sentieri del Signore. Ecco, così anche le nostre famiglie. Sono famiglie che si costituiscono, noi cerchiamo una famiglia, senza una famiglia siamo tristi, e questa famiglia però sappiamo che andrà in cammino, per il cammino della vita, e ci saranno dei momenti duri e dei momenti buoni. E poi il Vangelo di Luca, dal capitolo 2, ci parla un po' della presentazione di Gesù al Tempio, in cui vengono offerte, come era secondo le prescrizioni della legge, una coppia di tortore o due giovani colombi. Allora Gesù viene presentato al Tempio da mamma Maria e da papà Giuseppe, e lì incontrano un profeta e una profetessa, Simeone e Anna, i quali annunciano a questi genitori che finalmente è arrivato l'atteso delle genti, cioè il Messia. Questi due giovani genitori, con questo neonato, rimangono sorpresi di questa profezia. E c'è una parte della profezia che è molto dura, un po' il cantico di Simeone che noi recitiamo nella compieta serale, cioè una spada trafiggerà il tuo cuore, dice Simeone a Maria. E dopo il finale invece del Vangelo dice che Gesù torna poi a Nazareth con la sua famiglia, crescerà, si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. E allora ci parla ancora una volta di una famiglia che poi entra in una normalità di vita con tutte le dinamiche familiari, ma che attende in qualche modo il dolore. Ecco, allora una famiglia è questo grande, questa piccola comunità che diventa grande perché affronta insieme il cammino della vita. Questo è per noi anche, quindi un incoraggiamento durante queste feste. Sappiamo che molte persone sono tristi in questo periodo proprio perché si sentono sole, non hanno una famiglia. Ecco, è un modo anche per ricordarci di stare vicino a queste persone. Questa bella immagine alle mie spalle del Giorgione nel XVI secolo ci ricorda appunto il calore della casa e il valore della visita, quei due pastori che si avvicinano al piccolo Gesù. Siamo anche noi come i pastori, andiamo a trovare chi si sente solo, chi fa fatica a vivere, chi nella vita non ha trovato la sua strada. Buona domenica e buon anno.